un breve video che ve ne avevo già parlato un po' di tempo fa, dove praticamente parleremo di Cintiq. Allora, cos'è Cintiq? È un sito che praticamente sfrutta i vari dati recuperati dalle versioni PC di vari giochi per darvi delle statistiche che sono molto più precise rispetto a quello che si vede nel gioco, per esempio in Battlefield. Come vedete sono i vari giochi che sono Modern Warfare 3, Black Ops 2, Battlefield 3, Call of Duty Ghosts, Titanfall e Battlefield 4, quindi diciamo i principali giochi multiplayer alla fine. Però vabbè, questo qua, questa grid è ancora. Poi vabbè, General Info, principalmente è la salute e il moltiplicatore per quanto riguarda le parti del corpo, comunque per dirlo in maniera molto semplice sono due la testa, uno diciamo si può dire il petto, cioè tanto per farvi un esempio. Queste sono le info per quanto riguarda le armi, ma la cosa più interessante è questo qua che è Weapon Charts, che praticamente vi fa vedere le statistiche principali delle varie armi. Ora dovrebbe caricare forse. Sì. Allora, per esempio, qua volete fare i vari tipi. Per esempio, io metto i fucili d'assalto, qua le tracce, ma purtroppo non si possono mettere. Poi qua scegliete in che modo, cioè per come. Si può dire come mettere in ordine, per esempio io posso dire, non so, danno massimo e faccio open chat e adesso dovrebbe caricarlo se naturalmente la mia connessione ce lo permette. Sì, ragazzi, è ultimamente un po' lenta, magari serve anche il sito. Allora, qua vedete ci sono vari, per esempio questi qua sono tutti i fucili d'assalto. Ora, qua ci sono vari dati. Iniziamo subito, vabbè, col nome dell'arma, l'immagine. Qua c'è il rateo di fuoco, che vedete che è 20 colpi per minuto, e qua vi mette anche la versione raffica se cambia. Poi qua c'è la velocità del proiettile, che alla fine serve soltanto il fucile da cecchino per capire quanto anticipare. Comunque, e poi si può vedere, vabbè, poi comunque si nota anche quando si utilizza un silenziatore in quanto scende intorno ai 300. Questa qua è la portata massima, che diciamo che alla fine è inutile, per comunque colpire uno per esempio con una K12 a 900 metri, ve lo scordate. Questo qua invece è l'accelerazione che indica quanto velocemente il proiettile scende, anche qua serve soltanto il fucile da cecchino praticamente, che poi non servirà neanche tanto perché si utilizzano in, come si dice, cioè si utilizzano le tacchette. Questo qua invece è il danno che come vedete praticamente è questa qua che si parte da 0 e arriva a 100 metri. E vedete, qua vi dice il danno massimo, e poi vedete c'è questa linea che inizia a scendere fino al danno minimo. Questo diciamo che è una cosa che cambia, diciamo, le varie armi. Infatti, le fucili d'assalto, per esempio, il danno standard è 25-18, mentre le carabine, per esempio, è 25-15.4, e così via. E questo quindi può sempre servire, cioè comunque per capire, comunque contate che solitamente un'arma, più il danno alto, più il rateo di fuoco scende. Più o meno, poi comunque ci sono delle armi che sono fuori da questo coso, però dipende. Questo qua invece è quanto i colpi che ci stanno. Ricordatevi che per scoprire quanti colpi si stanno veramente dovete fare il numero meno 1, cioè non che c'è qua meno 1, perché questo 1 sarebbe il colpo già in canna, e qua ci sono i vari tempi di ricarica. Quindi che sono col colpo in canna, senza colpo in canna, e sto qua che nessuno ha mai capito cos'è che serve. Vabbè, non lo guardate, ragazzi. Ora qua arriviamo al recoil, ovvero al rinculo. Qua come vedete c'è il rinculo verticale, che è quello che come sapete viene dato per esempio dal freno di bocca. Poi questo qua c'è il rinculo orizzontale. E il rinculo orizzontale praticamente ce l'hanno tutte le armi. Sempre, però come vedete può essere o simmetrico, e in questo caso non lo sentite, asimmetrico, quindi in questo caso l'arma tenderà di 0.05 verso per esempio sinistra. E qua non lo fa vedere, no? Comunque contate che ci sono anche armi che hanno un meno. Per esempio, questo qua è come se fosse 0.2 e meno 0.2. Allora in questo caso poi in realtà potete fare la somma, sarebbe 0.4. Poi questo qua è di quanto recoil scende per secondo. Vedete, per esempio, questo qua è 12, questo qua è 18. Questo qua invece è quel famoso kick del primo colpo, ovvero che il primo colpo ha un moltiplicatore, quindi significa che per scoprire che rinculo ha il primo colpo bisogna fare questo per questo, penso che sia chiaro.
Quindi, per esempio, in un primo colpo fa un po' la K12, cioè è quasi maggiore rispetto allo SCAR-H. Ora arriviamo allo spread. Lo spread, per chi non lo sapesse, è l'imprecisione. Qua vedete modalità mira, vedete quando siete fermi o in movimento. Questo vi fa anche capire la differenza tra un fucile bullpup e no. In quanto vedete, tutti i fucili che non sono bullpup hanno per esempio 0.2 e un fucile bullpup ha 0.25, quindi questo significa che praticamente l'imprecisione aumenta, però soltanto da fermi, poiché quando siete in movimento vedete che diminuisce. Qua invece c'è la precisione quanto riguarda l'hipfire, ovvero sparando senza mirare. E qua vedete che vi dice sia praticamente in piedi, accovacciati e stesi. E qua vedete come in un fucile bullpup sia minore lo spread, e minore meglio è. Quindi questo significa che i fucili bullpup è per questo motivo che uno dice sono migliori di distanza avvicinata. Questo è l'aumento dello spread per colpo, quindi significa che più sparate più l'imprecisione aumenta, e questo dice invece 20 per secondo quanto questo spread scende. E questa qua è la qua principale. E prendete questi qua, diciamo che alla fine sarà quello che andate più spesso, soprattutto per controllare le statistiche delle armi, quindi scegliere quella migliore. Poi comunque notate che sono, diciamo, abbastanza vicini. Poi qua invece ci sono, quindi multi comparison, ovvero comparare. Quindi per esempio voi potete prendere, non so, io per esempio posso prendere un Ace e so, una R. E qua posso fare sia le armi, poi posso scegliere gli accessori. Solitamente gli accessori sono, per esempio, qua provo per esempio a mettere su questo per farvi vedere anche un'altra cosa. Mentre ci sono quelli che sono sulla canna e quelli che sono per quanto riguarda il sottocanna, perché alla fine sono i principali che vi cambiano. E qua vedete quindi che vi fa vedere tutto. Mentre vi fa vedere tutti le varie statistiche, quindi vedete, mentre vi mette verde quella migliore, poi rosso quella peggiore, e vabbè, qua non si vede per la 3, comunque quella che a metà rimane bianca, come per esempio questi. E qua potete vedere tutto, vedete come con un soppresso, quindi per intenderci un silenziatore. Vedete come la velocità, mentre notate che la R era circa 650, adesso è 340. E quindi qua questo qua diciamo che è abbastanza interessante perché vi fa capire, diciamo, le armi migliori. Naturalmente tutti sappiamo che tra l'Ace e la R l'Ace è migliore. Penso che questo qua sia chiaro. Poi, vabbè, Weapon Info è praticamente uguale a questo, soltanto diciamo un pochettino più dettagliato. Poi qua ci sono le statistiche quanto riguarda gli shotgun, che praticamente adesso vedete come siano uguali, però vedete che vi dica praticamente le varie cose, quindi praticamente vi dice con i proiettili, quelli normali, pallettoni, e dice anche il numero e l'anno. Poi questi qua sono, vedete, quelli che sono tipo delle freccette, e questo qua con, quindi c'è quello detto splash damage, ovvero c'è il danno causato dall'esplosione. E qua invece potete vedere col normale, quindi col proiettile, col sabot. E qua adesso vedete quello che dicevo prima, ovvero quella storia del mino. E questo, diciamo, è per questo motivo che sono differenziate. Qua per esempio vedete principalmente quello che succede con cambiando i vari tipi di colpi. Poi questi qua sono per quanto riguarda invece gli attachment, quindi per intenderci gli accessori, e quindi qua per vi fa vedere, per esempio, io posso dire, non so, questo, che è il silenziatore, e vi dice bene quello che succede, praticamente vi dice mette tutto quello che succede, quindi i pro e i contro di ogni, praticamente di ogni accessorio. Diciamo che, cioè, vedete, per esempio qua, per esempio, vedete, quanto riguarda il laser soppresso sono tutti. E poi per esempio non vi metti i mirini, perché praticamente è uguale. Cioè praticamente i mirini, cioè teoricamente questo qua, vabbè. Dice proprio additional, ma nel senso di dire comunque non cambia niente.
E praticamente questo qua quando viene l'attachment. Qua abbiamo il QRC Plots, che praticamente è una cosa abbastanza interessante. Qua andiamo sul comparison. Per esempio prendiamo, volevo mettere armi che siano più o meno simili. E questi qua sono i plots. Per intenderci, vedete, sono questi disegni qua. Praticamente, cos'è che intendono? Allora, questo qua praticamente è dove sta puntando l'arma. Qua vedete il cosiddetto kick del primo colpo e qua vedrete proprio la storia del recoil, ovvero vedete come l'arma praticamente decolli e al tempo stesso si muove. Praticamente, se voi adesso lasciaste libero, per esempio, il K971 di sparare, vi farebbe un coso di questo genere. Più o meno, vedete. E qua vi permette di capire le varie differenze. Per esempio, vedete come la IK abbia, per esempio, meno spread, cioè poi principalmente è, diciamo che è un insieme, se quanto riguarda il recoil, che lo spread, rispetto per esempio al FAMAS. E questo diciamo che vi permette di capire più o meno quanto sono precise. Per intenderci, questi dati non sono stati presi come dire, proprio dal gioco di SEM, sono stati messi praticamente sono stati messi dentro un programma e fatti sparare qualcosa come 6.000-7.000 colpi. Qua vedete che vi dice praticamente anche tutte le varie, quindi tutti i vari dati, per esempio questi qua, per quanto riguarda le contromisure. Ma che cavolo, scusate, a quanto pare si diverte a fare cavolate. E vedete praticamente qua vi dice tutte le varie cose. E qua per esempio vi fa bene capire, per esempio se adesso io scrivo 120 AP, praticamente vi dice le varie, per esempio quindi la velocità. Poi il magazzino, il tempo con le load, e quindi praticamente questo vi fa capire. Poi comunque vedete qua tutti i vari danni con tutti i veicoli e tutte le parti, quindi questo vi fa capire, anzi in realtà sì, e questi qua sono, e quindi praticamente questo qua diciamo che è abbastanza comodo perché vi fa capire proprio la potenza in sé delle armi. Quindi adesso direi che praticamente ho detto tutto quello che dovevo dire. Spero di essere stato chiaro e che il vostro video sia stato gradimento, quindi magari possiate comunque utilizzarlo anche per scegliere magari più accuratamente le armi. Quindi ci vediamo a un prossimo video, magari avete 200 armi, quindi lasciate un like, commentate e se non l'avete ancora fatto. Buonasera a tutti da Wolf e ci vediamo al prossimo video.